Queste barchette di zucca e funghi nascono da un piccolo esperimento che ho voluto provare a fare con quella zucca che si chiama zucca spaghetti, che è quella zucca che voi mettete tagliata in forno, poi quando è cotta con i rebbi della forchetta potete scavare e ottenere come dei filamenti che sembrano degli spaghetti. È molto leggera chiaramente perché gli spaghetti sono fatti di verdura e quindi va benissimo, soprattutto se uno decide di stare un po' a dieta in vista del Natale o comunque dopo il Natale, sono perfetti. Ho usato come sugo un sugo che secondo me si complementa perfettamente con la zucca, che è quello di funghi. Però, volendo, si possono condire in mille modi: si possono condire con il ragù, si possono condire col pomodoro, con dadini di formaggio e prosciutto. Però, secondo me, l'accostamento con i funghi, come ho fatto io, funghi un po' freschi, un po' secchi, ci sta proprio bene. Un po' di parmigiano sopra, li gratinate e vedrete che queste barchette sono buonissime e molto, molto leggere, quindi potete considerarle quasi dietetiche. Per questa ricetta ci serviranno delle zucche spaghetti, che sono queste zucche che sembrano in apparenza delle zucche normali, ma che poi una volta che vengono cotte formano appunto queste specie di spaghetti. Le lavate bene e le prepariamo per la cottura. Per accompagnare i nostri spaghetti di zucca io farò un sugo di funghi, quindi ho preso dei funghi cardoncelli, sono circa 400 g di funghi belli sodi. E poi 40 g di funghi porcini secchi che adesso andremo a far rinvenire. Ci serve poi una bella cipollina rossa, 250 g di brodo di verdura e 40-50 g di grana grattugiato. Per prima cosa tagliamo e puliamo la zucca dai semi. La andiamo a mettere in forno a 190 gradi per 45-50 minuti col lato tagliato rivolto verso il basso su un po' di carta da forno. Intanto prepariamo il sugo. Mettiamo i funghi secchi a bagno nell'acqua, in modo che si riprendano per una ventina di minuti. Devono diventare belli gonfi e devono riprendere tutta la loro idratazione. Andiamo a tagliare la nostra cipolla rossa. Eccola qua, pronta. 2 cucchiai abbondanti di olio in una padella. Ecco, ci mettiamo dentro la cipolla e poi andiamo a tagliare i nostri funghi cardoncelli che devono essere ben puliti prima con uno spazzolino magari. Li tagliate a pezzettini. E li andiamo a mettere a freddo nella padella insieme alla cipolla. Poi li metteremo su un fuoco molto basso in modo che si rosolino bene con la cipolla. Dopo 20 minuti, quando i nostri funghi secchi sono ben idratati, li scoliamo filtrando attraverso un setaccio. Vedete che un po' di terra è rimasta anche qui nel brodino, diciamo, e un po' ne resterà ancora. Adesso, prima di tutto, tagliamo i nostri funghi a pezzettini, li teniamo da parte. Li andremo poi ad aggiungere ai nostri cardoncelli. Poi passiamo il liquido al setaccio. Però, per passare questo liquido, mettiamo dentro il setaccio un foglio di carta assorbente per filtrare bene la terra. Ecco, è rimasta tutta qua dentro, perfetto. Ecco, i nostri funghi cardoncelli e la cipolla sono belli morbidi. Adesso aggiungiamo i funghi secchi. Li aggiungiamo un pochino di brodo di verdura. E anche un po' dell'acqua dei funghi. Poi mescoliamo. Facciamo
facciamo cuocere per 40 minuti circa. I funghi carnagelli ci mettono molto a essere pronti. E quindi state attenti, aggiungete sempre brodo se mancasse. Se volete potete usare anche l'acqua dei funghi, approfittate anche per regolare di sale perché magari il brodo non è sufficiente a dare sapore. Il nostro sugo è pronto, veramente buonissimo. Intanto sono pronte anche le zucche. Adesso le lasciamo intiepidire un attimo, questa addirittura guardate è collassata, e poi le andremo a scavare per ricavarne gli spaghetti. Prendiamo le zucche, con i rebbi di una forchetta scaviamo la polpa. Si ottengono degli spaghetti così come fossero dei piccoli capelli d'angelo. Mi raccomando, scavate fino in fondo in modo da ottenere una bella quantità di spaghetti e tenete anche da parte le barchette fatte dalla scorza della zucca. Adesso questi capellini d'angelo li andiamo a condire con il sugo di funghi e il grana grattugiato e poi li rimetteremo nelle barchette di zucca. Queste barchette di zucca spolverizzate abbondantemente di parmigiano o di grana grattugiato vanno infornate a 200 gradi per una decina di minuti per farle gratinare. Guardate che belle che sono buone e soprattutto sono leggerissime.